coccodrilli! Ci siamo, ci siamo! No, vabbè. Sta pieno di tagliatelle, eccole! Nonna Maria all'opera, guardate che lavoro! Questo movimento, tutto questo lavoro, perché oggi faremo assaggiare le nostre tagliatelle alle due persone che hanno vinto il contest della canzone Sta pieno. Quindi, come sempre, sono stato di parola e non vediamo l'ora di ospitarli. Ecco qua. Che stai a fare, no? Oh. Buongiorno. Oh no. Buongiorno. Oh. E buongiorno. Buongiorno. Oh, te l'ho fatto un dono di cosa? Ah, mica gli avevo tanti coglioni. Ah, beh. Abbiamo rigirato il prosciutto, vero? O no? Sì, sì. Tocca dai a zeppa. Fermate! Come? Fio caro, no. T'ammazzo! Vattene! Ma come io da dà? Spiegami! Ma vola me! Lascia via! Io da un po' così, no? Fermate! Fermate! Oh, ma la gente! Ma come che va? Ma tutte scalette! Mi pare in campo lavorato! Ma... guardate lì! Ma lascialo! Allora, sono tre! Ma che faccio qua? Ma lascia bene! Lupo sotto là, tocca! Ma non parla! Che non è buono! Ma non parla! Ma sei vecchio, ma non parla! Allora non parla! Allora, calamparà, che impara, che impara! Tu sei uno stronzo matricolato! Stronzo, 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 lo dici? Sì. Stronzo! Ma perché? Ma perché sì? Ma perché? Ma guardate di che cavolo mi fa! Hai visto, ci sta a finire il prosciutto, no? Adesso famo una bella campagna, poi ci rimangono un altro. Tu devi dare retta da me però, perché se no, sai, no, io... Ma come fa? Ascoltami, il prosciutto è quasi finito. Ok, allora, quando ti dico hai un prosciuttificio, quando io dico hai un prosciuttificio, tu fa, faccia sorpresa, ti falla. Bravo, così. No. Hai un prosciuttificio, per rendere il tuo prosciutto divino, e tu fa così, chiama Carletto e nonno Faustino. Okay. Ma il prosciutto non c'è. Adesso famo mandare, se noi famo tutto sto coso di marketing. Ma questo lo posso mangiare? Dopo, eh no. Allora mangiare, allora dai, con delle mani basse. Allora, tu ti devi ricordare tutte le parti che ti dico io. Hai un prosciuttificio e tu? Facce? No, così. Sei pronto? Hai un prosciuttificio? Così o no, così, con gli occhi che sdringolano, così. Hai un prosciuttificio? Non è che mi piace tanto. Eh? Un po' meglio, perché se il cliente, cioè, vuole investire sulla nostra immagine, tu devi essere un po' più, capito? Così. Ma vabbè, cosa fa? Devi dire no, che c'ho? No. Fa così. No, tu devi fare così. Vai. Ci riproviamo. Hai un prosciuttificio? Non va tanto bene. Aspetta. Era. Aspetta. No. Oh, ma scusa, tu se eri in cliente e vedevi una fascia da pesce lesso così. Cioè, veramente, io boh. Il marketing merchandising tour bolletti è importante per cosa. Ma tutti questi discorsi, mi dici da di e basta! Ah! È un prosciuttificio? Vuoi rendere il tuo prosciutto divino? Chiama Carletto e nonno Faustino. Allora, magne. Boh, da me mi piace tanto. Da me mi piace tanto. Ma se non ti piace, nel magna. No, non mi piace come fai tu. Ma lavoro smetti. Mannaggia. Ma a me. Ma perché? Era essere più... Ma te sciacqua di coglione, mi fai piacere. Vaffanculo! No! Sì, la già fanculo! No. Ah, no! Ecco, e adesso come famo senza prosciutto? Guarda che spettacolo, vai! Guardate! Di che vogliamo parlare, raga? Di che vogliamo parlare? Finito l'allenamento! Gesto d'intesa! Eccolo! Simo. Nonno Faustino, vieni qui con me. Che cosa ci è arrivato? Che spettacolo, tutto per il motocross.
Che bello. Grazie mille, Tony. Grazie, Tony. Più forte. Grazie, Tony. Più forte. Ma va a fanculo. No. Ma come no? Come ma no? Guarda, guarda che bello sto berretto. Anche adesso questo è festivo, per l'estate. Questo è invernale. Toh, questo qua. Vai. Ale, e vai. Ma ancora non basta. Che stai a fare? Una sega. Davvero? Ma ti dico io. Ma sempre, sempre la fai di mattina? Una volta, due, tre. Sono arrivati i nostri ospiti. Eccoli qua, i vincitori del contest. Dalla Svizzera. Dalla Svizzera, incredibile. Però è tutto vero, ragazzi. Noi siamo siciliani. La cristoteca che avete portato. San Francesco, vedi, eh? Mettilo vicino al palastinco di Sant'Ubaldo. Davanti a Padre Spio, così spia meglio. Non c'è più la... Davanti a Padre Spio, la te che a me mi ha mandato un coltello svizzero. Coltello svizzero? Ci sapono le bottiglie. E poi? Vedi? Cioccolato, guardate la roba, grazie. Per te la tazza, grazie. Una tazza con le mucche. Grazie. Non c'è, io ho quella che sta pieno e tu sei grazie. Pensare e mangia troppo anche se ci sono ospiti, eh? Oh, sto a parlare con te. Hai capito? Ti controllo, eh? O no? Tu ce la manda subito? No, aspettiamo un attimino, dai. No, ce la mando subito. Ah, eh? Come si mangia qua? Unico. Eccoli. Maria Dona, guardate che lavoro. Guardate che roba. Fantastico. Prosciutto e piselli. Fantastico. Per te niente. Per me è importante. 50 grammi. Sì, 50 grammi per volta. Scusa. Perché è più, eh? È più di 50 grammi, che sarà netto e mezzo, sarà. Ma te vergogni un po'? Oh. Ma che piattone. Oh. Ma scusa, sono venuto a mangiare? No, loro sono venuti a mangiare. Ah, io no. Tu dovevi stare un po' più a dieta. Ma io ci sto. E che dieta fai? La dieta falla tu. Che dieta fai? Ma io nulla con la che dieta fai? Quella che mi fai i cavoli miei. Sono 30 gradi, incredibile. Ma le nuvole incombono, sta nevicando, incredibile, riaprono tutti gli impianti, guardate come nevica. Ma è possibile che ogni volta che mi metto a mangiare sti impiastro di qui che mi sta. Ma sta nevicando, guarda che lavoro, guarda come nevica, guarda nevica, guarda. Guardate che lavoro, guarda. Rispetto tuo. Sì. Cioè, il rispetto il ferro a te. Guarda, ma levene un po', levene un po'. Cose tagliatelle. Una figata, buonissime. Buone. Complimenti. Valeva la pena comprare la canzone. Come quelle svizzere sono queste tagliatelle. No, proprio per me. Oh, arzughe? Come mai arzughe? O no? Nonno. Come mai arzughe? Oh, no. Nonno. Nonno. Ma va a fanculo. È arrivato. C'è fame? Sì. Quanta? Tanta. Quanta? Tanta. Vai. Come si mangia le tagliatelle? Ma togli il marsupio. Manco il marsupio ti sei tolto. Oh, ciao, eh. Marsupio è sempre, marsupio è sempre con lui, eh. Ma il parmigiano? Come si mette? Si mette? Vai, com'è? Come si fa? Devi. Come si fa? Nevi a schifra passo! Non ce pezzo! Vai! Siamo anche di castrozza! Schifra passo! Vai, sta arrivando! La neve! Nevica! Nevica! Fermete! Ti! Come fai? Com'è? Dov'è Cincilandri? È Cincilandri là! Quelle moto non pezzo! No! Fermete! Come fa? Metto tasso di! Capisci il cazzo? Non è che casca indietro tu. Ce la vedi dritto? Ah, che si secca! Certo! Fra me si pulisce! Mi butta addosso che... Foto anche al busterillo! Ciao, alla prossima, siete stati bene? Fantastico, grazie. Grazie, fate una bella recensione. Ciao ragazzi. Dove stiamo? Che tocca fare adesso?
Oh. Ma che vuole? Che tocca fare adesso? E che ne so io da fare? Gli? Scatti. Scatti per? Per? Ma me le sciacque, dico io. Ma fai il piacere. Il qua. Nuovo? Merchan? Sì, sì. Mercia? Mercia? Sì. Mercia? Mercia? Vattene. Mercia? Ma via, se scappo con cosa piazza. Ah. No, le minacciano. Le minacci, tutto meno che le minacci. Mercia, andate. Cosa fa? E da, guarda, verso là, eh. Là. Sì, poi qua. Te. Dove? Dove? Guarda verso là, sì. Se ci guardi tu devi fare sempre il sorriso senti i denti. I denti che c'ho belli. Sono plastica. Sposta il piede. Avanti e poi indietro. Vai. Oh. Le mani dietro così, che stai a fare? Stai guarda il cantiere. Basta che la smetti. Devi ascoltare, eh. Una foto tipo quella. Levati di coglioni. Devi spostare la te. Mannaggia. No. Sta al ball. Ti sei divertito a fare lo shooting? Voglia. Eh? Ti piace fare lo shooting? Come no? Che hai fatto lo? Il modello. Guarda i fiori che c'è in belle di qui. Eh già. Che è ginetto. Va bene. Miau. Miau. Va via, va. Miau. Va via. Miau. Portato? Malissimo. Male? Sì, malissimo. Male, male, male o male malissimo? Male. Quanto io, male? Io farei una prova sul cincilla. Porca, che sta a fare? Porca puttana. Sul cincilla. Io sul cincilla farei una prova. Sul cincilla. Ah, eccolo, eccolo, Filippo. Sul cincilla. Chi ha pigliato il cincilla? Fra, canta. Una rotonda. Oh, ti hanno portato anche la seggiola. Ma se Venditti canta una rotonda sul mare. Venditti. La canzone di Venditti, eh. Era vero. Massimo Bolli oggi, eh. Com'è Massimo? Oggi abbiamo avuto il nulla osso per partire. Nulla osso. Va via, va, ritorna a Napoli. A Bacoli. Anche Sgarbi. Caprone. Boldi vedemo fra due mesi. Ale, va a Napoli, la salutiamo Massimo Boldi. Ieri ci hanno dato il nulla osso. Mister studia le tattiche quest'anno per il Napoli. Ale, non si arrende Buffon, com'è? 43. È giovanotto ancora, di qui mi pare che... Ricordiamo l'unico teatro all'aperto, gratuito e improvvisato. All'aperto, gratuito e improvvisato. Eccolo, guardate. Non c'è altro al mondo, eh. Number one nel mondo. Questo di qui, la torre mi pare, non può dire la verità, non può parlare. Ah no? Sta. Deve mantenere il segreto. Addirittura qui passiamo a politica, economia, cioè. Io vo! Stava andando via! È tornato! Ah oh no! Ma perché? Ma come perché? Viene all'improvviso e chiama e spaura la gente! Ma che accoglienza è questa? Ma accoglienza? E tu spaura la gente è meglio? Ma non sei contento che sono tornato? Sì, sono contento, ma tu da venire su e la chiamare. Sono prima. Gioca all'improvviso urli. Cosa fa? E la chiappa il culo. Oh. C'ho un regalino per te. Logo. Levati! Mannaggia il cazzo. No. Ma è possibile che c'è uno stronzo di un figlio così? Mettela a sola. Oh. Ma chi è allora di Ocampo? No, smettetela, eh! Allora! Ma mi sono avuto un sacco di cinista a dare buon ferro! Vai la pochette! Qui con l'esperta di calcio che mi ha chiesto
con chi gioca Ronaldo, con l'Argentina, no. Mi hai detto, sì, sì, è vero, sì, l'hai detto, cioè, esperta di calcio, cioè non ne sa proprio niente. Ma chi? Ronaldo. Col Portogallo gioca Ronaldo, adesso c'ho le prove, t'ho fregato. Incredibile, cioè veramente. E vabbè, ringraziare tutti i miei amici australiani perché sta pieno, è ventesima in classifica su iTunes, quindi pazzesco. Se volete che io venga da voi in Australia a fare un evento, la mail è qua sotto, ve la lascio. A parte scherzi, in tanti me l'avete scritto come posso far ospitarti qua e là, la mail è questa qua, quindi, ma anche in Australia vengo, ragazzi, eh. Quando mi torna la voce così, io sì, sono cantante, sì. scemo, qua è cantante, sei un coglione, io sono cantante, mi sa, sì, vabbè, fermati, ne scocciate di visione, oh, ogni tanto mi parte, ancora. Perché ancora la voce non ce n'ho tanta, ma poi io mi trasformo in cantante. Ma qui trasformo, cammina. Io mi trasformo. Va a dormire, che è meglio. C'è sto cavolo. Una partita sensazionale questa sera, Francia-Germania. Dormimo? Già dormi? Dici volevi vedere la partita, volevi vedere. E che sono? Rischiando l'osso del collo. Ma vada a fare quel che la fa! Ah, non me ne vuoi! Questo con la luce in tiosti! Tu che stai di là, rompi coglioni! Ah. Ma tu dormi però! Beh sì, sì, ma io poi cazzo mio! Ma tu ne hai detto, codrilo! Ha segnato no? E chi ha segnato? Che cazzo ne so? Come che ne sai? È in francese! In francese? Sì! In tedesco ha segnato. Sì, no, i cazzi. Eh sì, è auto. Sì, c'hanno il gallo davanti, vedi. È autogol. Insomma, sta partita. 100% su. Com'è? 100% elettrica. Da 299 euro al mese. Comunque la Francia gioca meglio. L'ha sognato. Ma che la Francia ci gioca una donna? Una donna? È una che ha capelli lunghi, bionda. Ma quella è Griezmann. Ma quel brutto man. Quella è una donna, ha tutto capelli. È Griezmann. Il modo per farlo sta sveglio è farlo mangiare. Ma sta zitto, che c'è un giocatore della Francia che è incazzato nero. E chi è? E chi è? Chi è? Raviot. Che attore, ragazzi. Certo che invece il portiere della Germania, anche quello non vuole Neuer, eh? Beh. Una coppia di difensori centrali come Rana e Kimpembe. Posso fare un pennello? Sì. Basta che ti sciacqui di qui, io che te do. Fammi te fare un pennello. Mannaggia il bamboccio. Fammi te fare il pennello, eh. Oh, un pennellino. Ah, ma manco un pennello. Fai il pennello, dai il culo, fallo. No, un pennellino. Mannaggia. E levati! Ma un pennello. Mannaggia il bamboccio. Coccodrilli, buonanotte, ci vediamo domani. Volevo ringraziare per gli splendidi messaggi di oggi, come sempre siete unici, vi voglio bene, domani un altro giorno, poi domani sera c'è la partita, quindi mi è ritornata anche quasi la voce, forse una trasformazione, non lo so, vediamo un po' domani quello che succede. Intanto buonanotte a tutti voi dal vostro capitano. Ciao, saluto del coccodrillo.